qualsiasi cosa ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Strabella a tutti ragazzi, sono Sergio e bentornati sul mio canale. Siamo tornati qua col viaggio, episodio numero 2. In realtà dovrebbe essere in 1. Però, insomma, sento là. Ok, allora, partiamo qua, perché nell'episodio precedente, che avete il link in descrizione, siamo partiti, insomma, che era la modifica 18, ma adesso siamo su FIFA 18 vera, e andiamo a sceglierci una squadra. Qui vediamo i vari club da scegliere, ragazzi. E io sono attratto ad andare a giocare, ragazzi, nel Manchester City. E mettiamoci, ragazzi, ora non voglio fare lo sborrone, però attaccanti, vediamo cosa hai in serbo per noi questo FIFA 18, ragazzi. Allora, ecco qua che stiamo caricando. Il nostro Alex Hunter. Nell'episodio precedente del viaggio. Forza Alex! Alex prova a dribblarli. Ricordo benissimo. Ma cos'era quello? Non riesci neanche a rimanere in piedi! Che schifo! Un professionista deve dedicare tutta la propria vita al calcio. Dopo 4 anni nell'Academy, il nostro futuro dipende da questo provino. Non c'è squadra in questa Lega che non stia facendo carte false per ingaggiarti dopo averti visto. Potrebbe finire tutto. No, aspetta, papà. Allora ciao. E due non possono prendere il posto di uno. Ovviamente dovrei essere io il titolare. Ma certo. Se proprio vogliamo... È doppiato, cioè, è bellissima sta cosa, ragazzi. È doppiato, cioè, il viaggio è doppiato. It's a special day for me. Harry Kane. Crediamo sia il momento di mandarti a giocare in prestito. Arrabbiato. Sei tu, Williams. Non ti vedo dai tempi del tuo fiasco in Premier League. Dino, ho trovato questa sottospecie di calciatore che gironzolava nei corridoi. Alex Hunter, benvenuto. A volte bisogna imparare ad accettare la realtà. Ecco la nostra stella, Gareth Walker. Siete diventati amici inseparabili in Championship, vero? Eccolo lì! Appena 17 anni e hai raggiunto un traguardo che molti possono solo sognare. Sono pronto! Dai! Sai cosa? Quando ci rivedremo, sarà là fuori. Papà, che ci fai qui? Volevo solo rivederti. Ti trovo bene, davvero? Tua madre ha il mio nuovo numero. Niente, ragazzi. Come ho capito, insomma, suo padre non era tanto d'accordo su come suo figlio, sì, suo figlio, avrebbe potuto prendere, intraprendere, coniugiamo bene i verbi, intraprendere la sua carriera, ragazzi. Vabbè, insomma. Eccoci qua. È così che volevo passare l'ultimo giorno libero. Ora, non puoi venire. Non voglio sparare castronerie. Un po' di vita vera. Ma insomma è Walker quello lì, secondo me. Cioè, ti rendi conto? In queste strade ha imparato a giocare Pelé. Siamo in Brasile. Roberto Carlos, Neymar. Eccolo che inizia. È lo stesso in tutto il mondo. Strade diverse, stessi sogni. Personalità, siamo bilanciati, ragazzi. Oh, ma guardalo, non c'è niente che ti turba, eh? Roberto Carlos, una leggenda. Magari un giorno giocherò per il Real. Oh, sì, certo, ma non avrai mai il suo stesso tocco. Alex Hunter, Alex Hunter, vieni giocare con gente. Premier League. Brasiliano. Esiste qualcuno al mondo che non ti conosce? Danny Williams, potente, grande stella del campionato. Renan, vamo per giocare con gente. Qua ragazzi c'è da andare con dei missili. Lui gioca con me. D'accordo, come volete. Il vecchio Williams adesso vi dà una bella lezione. Eccoci qua ragazzi, nel
FIFA 17 si parte insomma dal campetto dei bambini, adesso si parte dai campetti per bambini nel Brasile. Ok, c'è un modo tanto di... non posso sistemare la telecamera, vabbè. Questo perché ho visto insomma in... alcuni youtuber avevano pubblicato di un possibile FIFA Street. Ops. Possibile FIFA Street su FIFA 18, e credo che questo potrebbe molto assomigliare a ciò. Tanto potrebbe essere già un gol e ci siamo, ragazzi. E ci siamo 1-0. Non ho ben capito chi sia Reman, quello ricevuto lì, quello grosso, quello che parla italiano, ecco. Ecco il 2, Pianter. Ragazzi, è una figatona, eh. Io, diciamo che una delle ultime cose per cui ho preso FIFA 18 è stato Viaggio, però mi sa che devo un po' rivalutare le mie idee. Comunque, visto che è entrato, visto che qualche youtuber aveva pubblicato qualche anticipo, detto, metto anch'io semmai qualche episodio del Viaggio, ma mi sa che devo continuare questa serie perché mi piace qua. Tanto non sto premendo le due, non so come mai, infatti ecco qua la possenza di Alex Hunter. Ah, la lentezza di questo Felipe bambino. Poi Felipe e Luis dall'altra parte, cioè mitico. Ah, ciabattata del nostro compagno di squadra, Williams, difensore. Eccolo qua, il 3. Il terzo, ragazzi. Ancora 48 secondi di gioco, ora credo che perdere sia una cosa un po' impossibile. E non so perché, cioè mi hanno levato la palla. E qua Hunter va a segnare il quarto. Si va avanti, 38 secondi, una vita. Una vita, ragazzi. Che conoscere FIFA si potrebbe anche perdere. Cioè, magari si tirano così, anche no. Ma bravo questo Renan, ragazzi. Ad esempio, il forte lo farà usare ancora al bambino. Ma non ce la fa. Continuiamo. Attenzione, leggerezza. Ed ecco qua, il quinto da parte nostra. E si conclude qui, ragazzi, la partita 5-1. Credo che il risultato sia poco discutibile. Preso. Mentre mi sento. Ok. Grazie mille, signori. Bella partita. Grazie, bella partita. Bella partita. Io, sì, grazie. Poso il joystick, ragazzi, mi godo. Cosa si dicono? Ciao. Grazie. Ci si vede. Ciao. Ciao. Li abbiamo stracciati. Quel Renan è bravo con la palla. Sì, ma lo sarebbe anche in una notte piovosa di Stoke. Forza, è meglio tornare in hotel. Si vola all'alba domani. Già, non vogliamo mica far tardi al primo giorno di raduno, vero? Personalità. Cane base da 7, in ogni caso... Ok, qua. Io, andiamo sul pacato. Non vedo ad iniziare, facciamo modo che... Ok, facciamolo equilibrato però. Sei sempre stato un masochista. Non vedo diventare, c'è la risposta che ho dato anch'io. Giramente. Ok, qua viene notato. Basso a sinistra. Della canzone.
Cristiano Ronaldo. Thierry Henry, fenomeni ragazzi, fenomeni. Griezmann, piacerebbe vedere dei giorni come un open world, c'è una serie di GTA, ecco, dove uno della sua città decide quando andare all'allenamento, di qui, di là. Secondo me sarebbe anche un bel viaggio questo qui. Ok, vedo che ci siamo. Ok ragazzi, l'episodio numero 2 si conclude qui. Io vi ringrazio per la visione. Lasciate un like, iscrivetevi ragazzi come al solito, che per me è molto importante. Noi ci vediamo alla prossima con sia la carriera col Benevento che il viaggio di Alexander, con il suo primo episodio. Insomma, non ha tenuto tanto, ma ha tenuto meglio di quanto mi aspettassi. Ci vediamo alla prossima, grazie a tutti ragazzi e state connessi. Ciao!